Buonasera, sono Mauro Toffetti, sono iscritto al Partito Radicale, non violento, transnazionale, transpartito. Abbiamo finito da poco, da qualche ora, la visita al carcere di Bergamo. È iniziata stamane alle ore 10 insieme al compagno Lucio Bertè ed è finita intorno alle 15:15. Siamo stati accompagnati in questa visita da Marzia Marchesi, che è presidente del Consiglio Comunale Bergamasco, quindi della città di Bergamo, che era molto interessata a questa visita e soprattutto a una relazione con noi radicali. Siamo stati accolti come detenenti dal commissario comandante Daniele Alborghetti e da Anna Maioli, che è responsabile di area pedagogica. Siamo stati peraltro accompagnati in uno spazio di questo, in un percorso all'interno del carcere dal Don Fausto, che è il cappellano del carcere, e dal responsabile sanitario, il dottor Bertè, omonimo del nostro compagno Lucio, e credo forse anche parente alla lontana. Le criticità. Fondamentalmente sul limite della Torreggiani, sul limite della Torreggiani, soprattutto la sezione circondariale, quindi la circondariale, laddove in alcune aree, soprattutto sulla grande camerata, vi stanno 9 persone in uno spazio proprio al limite, al centimetro della Torreggiani. Anche qui la promiscuità e l'ambiente, la pulizia proprio al limite, ecco, sufficienza meno meno. Per il resto la struttura si presenta bene, a parte le cucine, sempre della circondariale, che sono già state oggetto di sottolineatura negativa da parte delle relazioni delle ATS, quindi da parte sanitaria. Perché lì bisognerebbe metterci mano realmente, il soffitto, la tinteggiatura, la parte, diciamo, igienica, sanitaria, lì dovrebbe avere la priorità. Il resto invece è fruibile, quindi siamo stati accolti in modo ottimo, la collaborazione è stata buona, non ci sono grandi criticità per la parte dei detenenti, anche se sono leggermente in sottorganico, ma leggermente. Tutte le altre strutture, quindi la parte dei protetti, la sezione femminile, il penale, quindi la parte definitiva, non hanno sovraffollamento e quindi si vive bene in una relazione di collaborazione fra detenuti e detenenti. Sembra esserci una buona rete anche all'esterno, proprio per accogliere le situazioni critiche dopo la scarcerazione, e sembrerebbe vivere una certa armonia fra la struttura, quindi la squadra che compone la gestione, la dirigenza del carcere. Noi non abbiamo incontrato il direttore. Su altri aspetti io lascio adesso la parola a Lucio, con il quale abbiamo fatto 3 sezioni di video a parte, perché Lucio, come vi dicevo, è piuttosto affaticato in questo momento e soprattutto oggi la gestione della visita è stata piuttosto onerosa per lui. E vi sarà una breve così relazione da parte di Marzia Marchesi, con la quale torneremo a collaborare per tenere sotto controllo la situazione carceri su Bergamo. Vi saluto e vi ringrazio. Buongiorno a tutti, cari compagni. Siamo alla fine di una visita radicale al carcere di Bergamo con Lucio Bertè, che adesso ci darà una piccola relazione su quanto è avvenuto stamane. Prego, Lucio. Ma io vorrei cominciare da un atto altamente simbolico che abbiamo compiuto come esordio. Purtroppo non c'era il direttore titolare del carcere, ma abbiamo lasciato
all'educatrice principale, diciamo, della struttura e al medico penitenziario e al comandante della polizia penitenziaria un omaggio particolare, e cioè il libro di Francesca Scopelliti, Lettere a Francesca, scritto nel carcere di Bergamo nel 1983 da Enzo Torto. E l'abbiamo fatto nello spirito in cui riteniamo che sia importante che i detenuti oggi a Bergamo sappiano che da lì è passato un pezzo di storia della giustizia italiana, di cui Enzo Tortora è stato un autentico protagonista. E in cambio abbiamo chiesto un favore, di indicarci la cella in cui effettivamente Enzo è stato detenuto e tramite le vie gerarchiche, con tutte le autorizzazioni possibili e immaginabili, chiederemo la possibilità di apporre una targa all'esterno di questa cella perché resti una traccia duratura di un pezzo di storia che è passato da lì, come abbiamo visto per esempio in tante carceri anche all'estero, dove per esempio a Dublino c'è un carcere dove sono segnate tutte le tappe dei personaggi anche politici che sono passati da lì e che magari sono stati fucilati lì. E in qualche modo Enzo è stato fucilato dalla mala giustizia italiana, a partire dal carcere di Bergamo, dove però in questo libro c'è la testimonianza di come all'interno del carcere, della cella in cui lui stava, ha trovato un grande senso di umanità, di condivisione, di incoraggiamento proprio tra i detenuti, oltre che tra le guardie penitenziarie che, se, come abbiamo visto oggi, sono veramente persone molto educate, molto squisite, che fanno anche un compito che sempre più si avvicina a quello dell'educatore, e loro stessi dicono: non è il nostro mestiere, ma in qualche modo dobbiamo supplire a questa mancanza da parte dello Stato. In effetti l'organico degli educatori sarebbe di 5, ne manca solo uno, sono 4. E non è questo il peggior problema. Il vero problema che abbiamo rilevato nel parlare con i detenuti, sia quelli del circondariale che quelli del penitenziario, è proprio nel funzionamento della magistratura di sorveglianza. Cioè, quello che hanno lamentato i detenuti è che c'è una burocrazia esagerata, i tempi per la risposta alle loro istanze sono esageratamente lunghi e c'è un atteggiamento che loro riscontrano sulla loro pelle di una permanenza di, in qualche modo, di una certa sfiducia di fondo della magistratura nei confronti dei detenuti, che pure invece hanno fatto dei percorsi riabilitativi davvero notevoli. E questa discrepanza la si nota perché davvero la qualità dei detenuti è molto migliorata, così come è migliorata quella della polizia penitenziaria e delle strutture penitenziarie. Chi resta un po' indietro invece è la magistratura di sorveglianza, che ha ancora attanagliata da una paura. Gli riesce difficile dare fiducia, e se tu non dai fiducia a chi ha comunque dimostrato di meritarsela, nulla potrà cambiare mai. In qualche modo il magistrato non deve aver paura di essere tradito nella fiducia che lui concede, deve capire che i tempi sono un po' cambiati e che a questo punto
I detenuti sono una componente fondamentale del loro stesso cambiamento. Ho fatto notare, e tutti l'hanno notato quasi con meraviglia, come se ci sono stati dei cambiamenti in positivo in questo periodo nel carcere, sia per nuove. Ok, quindi stavi esprimendo un concetto importante, cioè che il miglioramento delle condizioni carcerarie sono stati determinati da un fattore particolare. Quale, È Lucio? un fattore decisivo, assolutamente determinante, che è stata la massa dei ricorsi fatti dai detenuti e accolti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Se non ci fosse stata, in base a questi ricorsi, la condanna dell'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, nulla si sarebbe mosso. Tutto quello che è avvenuto sia a livello parlamentare che a livello regolamentare da parte del DAP è stato ottenuto grazie all'impegno e alla fiducia nella giustizia manifestato dai detenuti stessi che hanno utilizzato né più né meno che dei diritti a loro riconosciuti sia a livello internazionale che a livello nazionale. E dunque dobbiamo tutti ringraziare l'impegno e questa dimostrazione di fiducia nella legge dimostrato dai detenuti e dobbiamo impegnarci perché siano le istituzioni a fornire in continuo i dati in base ai quali i detenuti fanno ricorso alla Corte Europea. Grazie Lucio. Prego. Hai consegnato anche dei documenti al comandante. Sì, ho consegnato il testo della risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Lombardia, a dimostrazione che non tutti i politici sono sordi alle problematiche della detenzione e il Consiglio regionale della Lombardia ha dimostrato di essere attento e sensibile, soprattutto per quello che riguarda la riforma dell'ordinamento penitenziario ancora ottenibile grazie anche all'impegno dei consigli regionali che sono, diciamo, i politici più vicini ai problemi delle carceri e ai problemi dei detenuti e che vogliono salvare tutto l'importante lavoro fatto dagli stati generali sull'esecuzione penitenziaria e dunque anche l'iniziativa perché tutti i consigli regionali siano messi in condizione di approvare, se lo ritengono chiaramente, dei testi analoghi, possano farlo. Io per questo ho mandato il materiale a molti compagni radicali in giro per l'Italia e attendo delle risposte puntuali. Andremo sicuramente a sollecitarli, Luca. Cioè. Certo. Va bene, ti ringrazio molto Prego. di essere stato compagno di visita radicale. Oh, ce È l'abbiamo. marcia di Pasqua poi. E poi abbiamo ricordato anche a tutti, sia ai detenenti e soprattutto ai detenuti, della nostra iniziativa della prossima Pasqua, quindi quando praticamente marceremo. E tutti i detenuti definitivi erano pronti a uscire con noi per recarsi alla marcia di Pasqua. Certo, sì, c'era solo un piccolo impedimento, ma ecco, potevamo solo sorvelare. Grazie. Ringraziamo Marzia Marchesi, che è Presidente del Consiglio Comunale di Bergamo, perché ci ha accompagnato in questa visita radicale al carcere di Bergamo. Le tue considerazioni, Marzia? È stata una visita molto interessante, sia dal punto di vista umano, che ho potuto constatare la disponibilità degli operatori, ma anche la richiesta di aiuto che viene dagli utenti del carcere, e sia anche dal punto di vista della conoscenza della struttura, dove, benché rimangano delle situazioni un po' da sistemare, mi sembra che sia una proposta, una situazione tutto sommato accettabile. Certo, ci sono
qualche cella un po' troppo sovraffollata, ma in linea di massima anche le opportunità che vengono offerte, degli spazi, di stare molto con le celle aperte, mi sembra un'opportunità positiva. Bene, ti ringrazio di essere stata con noi radicali e speriamo di una futura collaborazione. Va bene, certo, anzi la prossima volta se tornate qua io sarò dei vostri. Grazie mille.